Ciao Ratti Rovers, sono Alessandro e vi do il benvenuto a un altro episodio di questa serie che andrà a chiudere il 2020. Ripercorreremo quest'anno con le nostre auto divise per categorie stilando delle classifiche. Oggi parleremo delle migliori station wagon, quindi auto che abbinano eleganza e sportività senza però dimenticare lo spazio. Infatti sono vetture adatte a chi cerca ottime abitabilità e capacità di carico. Stiamo per partire, ma prima di tutto voglio ricordarvi di iscrivervi al nostro canale YouTube se non l'avete già fatto, di lasciare un mi piace a questo video e di commentarlo per qualunque domanda o dubbio, perché siamo sempre a vostra disposizione. Ora sigla e decollo! Iniziamo la scalata di questa top 5 con l'auto numero 5, Seat Leon Excellence. Un'auto davvero intelligente, con alimentazione metano e quindi con costi di mantenimento ridottissimi. Ora riguardiamola assieme e come sempre qua sopra vi lascio il link al video completo. Alimentazione a metano e infatti consuma solo 5 o 6 litri ogni 100 km. Frontale con griglia incorniciata dalle cromature intorno al logo Seat. Gruppo ottico sportivo e aggressivo allungato sulla fiancata. Bellissima, super sportiva ed intuitiva è la plancia. Il volante in pelle è molto ergonomico ed è dotato di numerosi tasti, tra cui il comando vocale e i tasti per la gestione delle telefonate. Una vettura con tantissima attenzione al design sportivo. Non mancano però i comfort e la tecnologia per un viaggio in piena comodità, anche sulle lunghe percorrenze. Queste sono le caratteristiche che fanno valere il quinto posto a Seat Leon Excellence. Quarto posto a Ford Focus Station Wagon ST-Line. Station Wagon o Muscle Car? Basterebbero forse le linee muscolose del frontale per regalare il quarto posto a questa Station Wagon. Ma fate attenzione ai consumi di questa Ford Focus nell'allestimento ST-Line, quindi l'allestimento sportivo, e a tutto lo spazio che c'è a disposizione. Trovo davvero imponente l'assenza di cromature sul frontale e poi queste durissime linee di tensione che danno a questa Ford Focus un aspetto davvero grintoso. Sono quasi nascosti, ma a uno sguardo più attento notiamo che sono presenti i sensori di parcheggio perimetrali, i fari sono LED e si allungano sul laterale. È un'auto sportiva, ma i consumi non ne risentono, infatti in media consuma solo 3,7 litri per 100 km. Diamo ora uno sguardo al gigantesco bagagliaio di questa Ford Focus Station Wagon. Si tratta di un bagagliaio da 608 litri. Anche il volante è in similpelle soft touch con questa parte forata e le cuciture rosse, davvero super sportivo. Vi faccio un recap. Tantissimo spazio a disposizione, attenzione al design sportivo sia negli esterni sia negli interni e consumi ridottissimi su un'auto comunque sportiva. Quarta posizione decisamente indiscussa per Ford Focus Station Wagon nell'allestimento ST-Line. Terzo posto per un'auto che vi ha fatto davvero impazzire. Abbiamo davvero tantissime Volkswagen di recente, ma questa Passat non è Passat di certo inosservata. Che giochi di parole, eh? Battutaccia a parte, il terzo posto va a Volkswagen Passat Variant 4Motion Highline. Cosa significa 4Motion? Significa che l'auto ha quattro ruote motrici. Questa è una caratteristica particolare per una station, ma che si rivela molto utile, specialmente nel periodo invernale. Prima di rivedere qualche ispezione del video, vi voglio parlare del suo motore, 2000 di cilindrata, 190 cavalli e con alimentazione diesel. Mi piace molto il taglio allungato dei fari, che dà un look veramente aggressivo a questo veicolo. Inoltre possiamo notare i sensori di parcheggio perimetrali. Molto particolare il design di questi cerchi in lega da 17 pollici, davvero in ottime condizioni. Diamo ora uno sguardo al lato posteriore del veicolo. Lo spazio a disposizione per i passeggeri posteriori certamente non manca. Inoltre sono presenti gli attacchi Isofix su entrambi i sedili laterali. Raffinatissimi poi questi sedili in pelle con rifiniture in alcantara. La plancia in similpelle ha queste parti che danno un look dinamico anche agli interni. Un'autovettura con tantissimi dettagli cromati, interni raffinatissimi, full optional, tant'è che ha i sedili anteriori riscaldabili e con un gigantesco bagagliaio da 650 litri. Numero 2, Fiat Tipo Station Wagon. La station con il miglior rapporto qualità-prezzo e con dei costi di mantenimento ridottissimi si guadagna senza ombra di dubbio il secondo posto in questa particolare classifica. Quella che ci ha presentato Lara è una Fiat Tipo Station Wagon nell'allestimento lounge con motore da 1600 di cilindrata, 120 cavalli e alimentazione diesel. Barre al tetto nero lucido e maniglie che spiccano sulla carrozzeria. In città percorre ben 17,2 km al litro, mentre fuori città addirittura 21,3.
I sedili in tessuto sono ergonomici e comodissimi e dotati tutti di attacchi Isofix. L'abitacolo è spaziosissimo e luminoso e dal display posto al centro della plancia possiamo gestire tutto l'infotainment. Dalla radio ai media possiamo connettere il nostro smartphone attraverso il sistema Uconnect e troviamo anche tutte le impostazioni di setup. Consumi ridotti, dettagli cromati sulla carrozzeria esterna e tantissima tecnologia per rendere più confortevoli i vostri viaggi. E poi, come dice Lara, Fiat tipo Station Wagon è bellissima e perfetta per accontentare le esigenze di chi ha bisogno di molto spazio ma non vuole rinunciare allo stile. Esatto. Siamo arrivati al primo gradino di questa classifica. La miglior Station Wagon del 2020 presentata da Ratti Auto è Peugeot 508 Station Wagon GT Line Hybrid. Quest'auto è praticamente alimentata d'aria perché riesce a percorrere più di 70 km con un litro. Il motore però non rinuncia certamente allo sprint, infatti si tratta di un 1600 di cilindrata con 225 cavalli. Davvero bellissimo questo colore rosso rubino metallizzato. I più esperti noteranno immediatamente il tettuccio panoramico. Il frontale è molto aggressivo e troviamo gli ormai classici fari con striscia LED ad artiglio. Molto utili poi i sensori di parcheggio perimetrali che vi permetteranno di parcheggiare in sicurezza. Quest'auto percorre 71,4 km con un litro. Questo anche grazie alla sua alimentazione ibrida che le permette di consumare solo 1,2 litri ogni 100 km. Quindi nonostante il motore sia potentissimo con ben 225 cavalli al galoppo, i consumi sono davvero ridotti. Diamo uno sguardo al lato posteriore del veicolo. Anche in questo caso lo spazio non manca. I passeggeri posteriori viaggeranno sicuramente molto comodi. Tra l'altro grandissima attenzione al design sportivo con questa simil fibra di carbonio e la striscia LED che ritroviamo sulle portiere e su tutta la plancia. Non vi nascondo che non ho avuto dubbi nel momento in cui ho dovuto selezionare la posizione numero 1 per questa particolare top 5. Infatti Peugeot 508 Station Wagon GT Line Hybrid è l'essenza stessa della Station Wagon perché racchiude e porta alla sua massima espressione tutte quelle che sono le caratteristiche che vogliamo in una station. Consumi quasi inesistenti, design sportivo per un'auto raffinata, tantissimi comfort poiché si tratta di un'auto full optional e non manca lo spazio a disposizione sia per i passeggeri sia nel bagagliaio. Quindi più che meritatamente Peugeot 508 Station Wagon GT Line Hybrid è la station da pole position. Sei o non sei d'accordo con la mia classifica? Manca la station che desideri o la station che hai acquistato di recente? Fammelo sapere nei commenti. Io vi invito ad andare sul nostro sito rattiauto.com, il link è in descrizione, lì troverete tutte le auto di cui vi ho parlato in questo video e potrete bloccarle con soli 100 euro senza impegno. In più, fino al 10 gennaio 2021 è attiva la promo Ratti Arcade, quindi ci sono moltissime auto in promo, dovrete solo sbloccare il prezzo seguendo i passaggi che sono presenti sul sito e giocando un po' con noi. Vi invito poi a seguirci su tutti i nostri social, in particolar modo sul nostro canale YouTube se non l'avete già fatto, e vi dico che oltre alla classifica dei SUV e a quella delle Station Wagon se ne aggiungerà un'altra a breve. Quindi seguiteci, stay tuned per non perdervi nessun aggiornamento. Intanto vi dico al prossimo video, alle prossime auto!